Ciao ragazzi, sono Lefarri ed oggi finalmente scopriamo Ace Overdrive, ovvero un arcade racing chiaramente ispirato ai giochi di corsa degli anni 80, come non ricordare per esempio il famosissimo Outrun di Sega. Allora, prima ovviamente vi farò vedere il gioco, vi invito a lasciare un like per supportare il video e soprattutto a valutare l'iscrizione al canale per scoprire giochi come questo che magari in altri canali non trovate. Detto questo, vi voglio far vedere una piccola chicca che è la scelta dell'avatar, diciamo, del nostro personaggio, poiché a parere mio richiama molti personaggi televisivi degli anni 80-90. Io ad esempio ho riconosciuto questo qui, che proviene a parere mio dall'A-Team, poi Beverly e, scusate, Will Smith dal Principe di Bel-Air per l'appunto, e questo qua che secondo me è Magnum PI. Il resto onestamente non riesco a riconoscerlo, ma sicuramente qualcuno di voi riuscirà a cogliere la citazione. Detto questo, direi che possiamo tranquillamente andare avanti e scoprire un po' com'è il gameplay, che sembra promettere davvero davvero bene. Questo qui è un gioco che è disponibile già da qualche mese su Switch e anche su mobile, mi sembra, ma finalmente arriva anche su Steam il 19 novembre, ovvero fra qualche giorno, ecco. Vediamo un attimo che macchine ci sono. Testosterando, sembrerebbe tipo testosterone, Intruder Turbo, DeLorean, Aggressor, Penetrator GT, ma che nomi sono? Tensor V12, Testosterando, va bene dai, i nomi lasciamoli stare perché non sono proprio azzeccatissimi, però sono chiaramente ispirate a macchine reali. Questa qua è la DeLorean, la Porsche, la Diablo, e questa qua è un'altra, forse una Bugatti EB110, ma non sono sicuro onestamente. Questa qua, boh, non lo so, fatto sta che sono tutte molto molto carine. Ecco, per il momento prendiamo, abbiamo 3000 cash, quindi questo qua è fuori budget, ovviamente. Prendiamo la Testosterando, anzi no, la Intruder Turbo, che mi piace di più. 2600, sblocchiamo, perfettissimo. Career Mode, fermi tutti perché voglio un attimo capire. Level Editor, Career Mode, la macchina, cazzo, non posso mica personalizzarla. Ah, eccola qua, ok. Allora, Paint, Upgrade. Allora, con l'Upgrade non possiamo fare nulla. Cambio automatico, per carità. Paint la mettiamo blu, molto carina blu, ok. Ah, possiamo comprare il nitro, però non è vero, perché costa 500 e noi abbiamo 400. Come non detto. Standings, cosa abbiamo qua? Ah, gli altri avversari da battere. Racist Map, ok, Zoom Map, va bene, cosa possiamo fare? Queste due qua, immagino, credo. Race 01 Night City, lanes da 4 a 7, lunghezza short, traffic very low, police none, opponents, bene. Fee 100, quindi mi sa che paghiamo 100 per correre, Select and Drive. Ah, ci sono anche le canzoni da ascoltare. Ok, no, la prima mi ispirava un sacco. Aceman Star Chaser. Speriamo che non sia copyrightata, porca miseria. Per cui, boh, in teoria no, Press any button to play. Allora, graficamente è molto molto carino, cioè, il feeling anni 80 è davvero fantastico, e che cazzo. Partiamo bene, dai. Avanti, avanti, avanti. E fra l'altro devo tenere premuto l'acceleratore. C'è pure il danno, sono già al 52%, ma voi non lo vedete perché è in alto a destra. E c'è pure il carburante in alto a destra, incredibile ma vero. Non me lo sarei mai aspettato. Va bene, dai. Ehi là, che cacchio fate? Cosa fate? Ah, le corsie che dicevano giustamente prima nella descrizione sono da 2, 4, 6, 7 corsie, da 4 a 7. Quindi è una pista piuttosto larga, insomma. Infatti qua siamo a 4, prima eravamo a 7. Adesso siamo a 2, 4, 6, ancora 7, ecco, perfetto. Siamo al massimo della velocità, 270 km/h. È possibile anche mettere in miglio, onestamente, però non mi sembrava il caso, insomma. Siamo quinti su decimi e siamo a metà della corsa, a giudicare la barra della progressione in alto a sinistra. Ok. Vediamo. È incazzato quell'automobilista. Beh, problemi tuoi. 4 di 10. Purtroppo io sono a bomba, per cui non so cos'altro posso fare. Il turbo non ce l'ho. Solo sperare di sfinirli praticamente. O sperare che si schiantino. No, le emoticon, perché cacchio? Cosa hanno messo? Che è successo? Race finished, perché? Vabbè, ok, close enough. Non ci sono arrivato, però ho vinto 300 monete, che presumo sia meglio di niente, giusto? Repair. Ma come, cavolo? Career map? Cioè, io ho 300 monete perché ne ho speso 100 per partecipare. E ho la macchina completamente distrutta? Ma che cazzo?
E quindi adesso faccio qua e... premio 1000, fi 150 di gara. Ma non va mica tanto bene così però. Vabbè, cambiamo canzone, ok. You have 2 uses per race, though. Non va bene neanche un po', eh. Ma che cazzo! Perché sta sgommata qua così a cazzo proprio? Cioè, della serie, siccome siamo già competitivi, no? Piantiamoci sul posto, che culo. Va bene, dai, proviamo a farne un'altra. Però sembra difficiletto, eh. Non me l'aspettavo, onestamente. Solitamente quando gioco per la prima volta questi giochetti qua, a un primo posto, la prima gara ci sta, eh. Poi invece me ne inchiappettato, non va tanto bene, insomma. E fra l'altro, se sfascio la macchina, io mi chiedo, ma... devo anche fare il pieno, eh. Perché la benzina si consuma nel corso delle gare e non si ripristina. Ma sono dei bastardissimi, cavolo. Ah. Non me l'aspettavo questa cosa di difficoltà. Questa dose di difficoltà, onestamente. Sarà più impegnativo del previsto. E soprattutto, cosa succede se distruggo ipoteticamente la macchina e non ho soldi per ripararla? Anche questa è una bella domanda. Per il momento comunque sappiate che non ho ancora toccato il freno, eh. Accelero e basta in questo gioco. E qui abbiamo la Porsche da 27.000 monete. La Intruder si chiamava, credo. Siamo primi comunque, per cui va bene così, dai. Vediamo di pimparla un po' la macchina dopo. Siamo a tre quarti della gara, perfetto. Però non ho ben capito perché prima onestamente si è scaduta la cosa, eh. La gara, diciamo. O il primo era già arrivato, perché countdown non ne vedo mica in giro. Boh. Chissà. Che cazzo, cavati delle palle, dai. Metti dietro la strada, testa di minchia. Ecco, ero primo, no, niente, terzo. Come un cretino qualsiasi, vabbè. Ti venisse del bene, macchinazza stupida. Vediamo se riusciamo a prenderli un po'. Poi là là. Ma cavati delle palle. Non si può dire, eh. Si vede che sono un automobilista un po' arrabbiato. Niente, un secondo posto dignitoso, però potevo arrivare prima, porcaccia la miseria. Invece per colpa di quel cartino là. Va bene, dai, quanto ho vinto, insomma? 650. Mi costa 578 per riparare. Ma che cazzo è? Career map, andiamo sulla macchina e nitro, repair, fuel. Vabbè, mettiamo il nitro, ragazzo, cioè vabbè. 500, benissimo, ma non benissimo in realtà. Career mode, facciamo un'altra per curiosità. Races map, ok, cosa abbiamo qua? Beh, questa? Ah, tre corone servono. New one raced, ah che cazzo. Pure? Cioè devo rifare una cosa in pratica, vediamo. Dai, proviamo di nuovo 100 di fi, ma che cacchio. Cioè ogni volta mi tocca, no, è difficile, cavolo, eh. Ecco, per evitare, ma va, porca miseria. Per evitare la sgommata facciamo così. Come si usa il nitro, punto di domanda? Con quadrato. Perfetto. Beh, tutto qua? E ne ho due per gara. No dai, ha un che di funzione, però speravo un po' meglio onestamente, eh. Vabbè, contentiamoci insomma. Io quasi quasi vorrei sfasciare la macchina per vedere cosa succede. Perché potrebbe anche essere che una volta mi ha rotta la macchina e non avendo soldi che non posso più giocare, mi tocca riniziare il campionato, eh. Quindi saremmo roguelike in quel senso, vediamo. Dai dai, voglio sfasciarmi un altro po'. Sono curioso, eh. Solitamente queste prove è meglio farle all'inizio del gioco piuttosto che scoprire tre quarti del gioco. Immaginatevi arrivare, che ne so, a tre quarti del campionato, distruggere la macchina e dire ops, mi mancano i soldi, mi tocca riniziare tutto. Meglio se provo prima. Vai vai, ancora ancora ancora. Vai vai, distruggi distruggi. Niente, non riesco, eh. Sta macchina è troppo resistente. Ah, perfetto. Così mi piace. L'albero fa molto più male di una macchina. Perfetto. E adesso? K
Car Wrecked, car distrutta, cioè autodistrutta, perfetto. Se non voglio ripararla, per esempio, vediamo che succede. Sì, vediamo. Car Repair. Ah, l'abbiamo riparata con 50. Va bene. Però sembrerebbe che la macchina comunque funzioni in un certo senso. Proviamo di nuovo, dai. Damage 95%, not enough cash. Ah, ok, e quindi? Cosa devo fare io, per esempio? Più 50. Hey, you, wash my car, I give you 50. Ah, vedete? Avete capito? In pratica, se noi rimaniamo senza soldi... No, vabbè, ma che bastarda te. Possiamo lavare la macchina degli altri per prendere appunto 50 monete. Ok. E lavandola di nuovo, giustamente, prendiamo altre 50 monete. E se non altro, possiamo partecipare a un evento, no? Che appunto ha la tassa di iscrizione di 100 monete. Ma che cazzo? Io credo sia la prima volta che vedo una cosa del genere, onestamente. È comunque molto fantasiosa, ma che fastidioso, oserei dire. E infatti adesso non possiamo più lavare le macchine, poiché la tassa di partecipazione possiamo coprirla. Interessante, direi. Interessante. No, molto carino comunque. Però è veramente punitivo come gioco. Non me l'aspettavo da un arcade racing così. E fra l'altro abbiamo anche poca benzina e abbiamo la macchina praticamente distrutta. Perché vuol dire partecipare, portare a casa al minimo un quinto barra sesto posto per mettere via un po' di soldini, dopodiché fare il pieno, eccetera eccetera. Credo sia molto frustrante come gioco, sapete? Molto frustrante. Va bene, detto questo io vi ringrazio e alla prossima.